Ciao a tutti, in questo video voglio spiegare il conflitto con entrambi i genitori, perché tutti noi abbiamo vissuto un genitore come conflittuale, però in alcune circostanze anche l'altro, quello che veniva reputato genitore buono, può aver tradito quelle che sono le nostre aspettative e quindi di fatto si è sviluppato un doppio conflitto. Ovviamente c'è differenza tra il primo genitore conflittuale e il secondo, perché il secondo conflitto comporta un passaggio, diciamo, a una struttura di tipo egocentrico, cioè tendiamo a chiuderci noi stessi, perché nel momento in cui diciamo un genitore è considerato cattivo e il buono ci tradisce o tradisce quelle che sono le nostre aspettative, a quel punto lì non abbiamo altra possibilità che chiuderci noi stessi e diventare egocentrici fondamentalmente, cioè basare tutta la nostra, diciamo, come dire, tutta la nostra emotività su noi stessi e non più sugli altri. Quindi il tradimento può avvenire per mille motivi, però c'è da dire questo, che tutte le strutture egocentriche hanno un vissuto di tradimento, tradimento da parte del genitore buono che poi tende a perpetuarsi nella vita da adulti su altre figure che andranno a emulare questo comportamento. Per cui tutte le strutture egocentriche, da un lato, vanno a ricercare un partner nei secoli fedele, come l'arma dei carabinieri, dall'altro saranno inesorabilmente attratte in qualche modo da chi potenzialmente potrebbe tradire, ad esempio. Quindi il tradimento è un turbamento che va eliminato perché altrimenti tutte le strutture appunto di questo genere di tipo egocentrico andranno a ricercarsi situazioni in cui rivivranno il tradimento o il senso del tradimento. Questo è il primo video, diciamo, per inquadrare queste strutture. Nei video successivi approfondirò questi concetti per capire come si riconoscono, per capire i tipi di comportamento e per capire come fare poi successivamente a eliminare questo imprinting o perlomeno a ridurlo, a far sì che non diventi una profezia nefasta che poi tenderà ad autoavverarsi. Ciao a tutti.